Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e Morrigan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Victory at Sea, Battle for the Pacific, quindi si va nel Pacifico, nella guerra fra Stati Uniti e Impero giapponese, quindi il Sollevante, e gioco della Warlord Games in questo starter set che ci hanno fornito, che io ringrazio veramente di cuore. Perché, come sapete, sono ormai un paio di anni che collaboro con la Warlord Games, che sono fra i miei creatori di wargame preferiti, non l'ho mai nascosto, io li reputo al pari della GW. Per Warhammer, i miei due giochi wargame preferiti sono Warhammer 40.000 da una parte e Bolt Action dall'altra, perché hanno una qualità di miniature disumana e fanno sempre dei regolamenti molto semplici, come in caso di questo Victory at Sea, che vi ricordo. È una scatola a parte che vi consente di giocare praticamente per sempre, e all'interno avete modellini in scala della flotta degli Stati Uniti, della flotta dell'impero giapponese e un game mat su cui giocare. Ma ve ne parlo a breve dopo la sigla. Victory at Sea, la battaglia per il Pacifico, è uno starter set, come detto poc'anzi in sigla, della Warlord Games, un set per due giocatori. Da una parte avete la flotta degli Stati Uniti con le navi più iconiche, non si arriva alle battleship più grandi, però comunque avete incrociatori, cacciatorpedinieri, battleship e quant'altro, e anche siluranti. Dall'altra parte invece l'impero giapponese, dove speravo dentro la scatola di trovare la Yamato, non c'è, perché avrebbe preso tutta la scatola praticamente. E come detto, un set per due giocatori. Il regolamento è molto semplice: abbiamo la mappa di gioco, il game mat, i due schieramenti. Noi ovviamente vi facciamo vedere soltanto le due che abbiamo dipinto, che ha dipinto mia moglie. Quindi una dalla parte degli alleati, una dalla parte dell'asse. E il regolamento è molto semplice. Quando noi andiamo a iniziare un ingaggio, la prima cosa che dobbiamo fare è tutti i corpi, ovviamente, soprattutto le navi a quella velocità, sono in movimento sul mare, si spostano costantemente. Quindi la prima cosa da fare sempre è quella di spostarle, far fare loro il movimento, e possono anche cambiare rotta. Ma le navi, per cambiare rotta, ovviamente non possono fare un'inversione a 180 gradi, possono fare una virata di 45, ma dopo che si sono mosse almeno di 2 in avanti. Quindi, se la vostra nave, ad esempio, avesse 8 di movimento, 8 pollici, 2 virata di 45, altri 2 virata di 45, altri 2, e potrebbe iniziare a fare una manovra. Magari, perché no, di fare una bella virata di 90 gradi, o forse qualcosa anche di più. E poi c'è la fase di tiro. Le navi hanno delle carte dove sono elencati i hull, quindi la robustezza dell'armatura, quindi dello scafo. Quanto più, ovviamente, più valore alto, più sarà difficile perforarla. Una battleship sarà difficilissimo da perforare. Poi hanno le ferite. Le ferite sono divise con una barra nel mezzo, come vedete sulla carta. Che ne so, ad esempio, una battleship da una parte c'è scritto 23 e da una parte 7, vuol dire che inizia con 23 punti ferita. Come arriva a 7 punti ferita, la nave praticamente è quasi distrutta, sta per colare a picco. Potete continuare a combattere, ma avrà dei problemi. Magari avrà meno cannoni con cui sparare, avrà sicuramente dei malus al tiro e cose del genere. Abbiamo l'armamentario con una gittata minima, quindi praticamente muso a muso, gittata corta, gittata media, gittata lunga e gittata estrema. Ovviamente, tirando a una gittata corta abbiamo un bonus, a una gittata normale niente, a una gittata lunga un malus e a una gittata estrema un grandissimo malus. Però, se riuscite a colpire, faccio l'esempio, un incrociatore colpiva tranquillamente a 20-30 km di distanza, che è una cosa bestiale a pensarci. Un tiro a 30, magari, diciamo, la gittata sua era 20 km, uno tirava a 30, magari il colpo ci arrivava lo stesso, però per arrivare a colpire il nemico doveva essere di una bravura assurda l'artigliere, quindi comunque con tutti i calcoli fatti velocemente a bordo della nave da parte dell'equipaggio. Quindi, quando si va a fare un attacco, le armi, come vedete sulla carta, ogni arma ha un lato, quindi magari questa spara davanti, questo cannone spara a babordo, questo, vabbè, a sinistra, a destra, quest'altro cannone spara a tribordo. Poi ci sono magari le moto siluranti, che hanno anche i siluri, io le chiamo le silurine, o anche ovviamente le armi anti la contraria, che sparano praticamente agli aerei, perché ci saranno anche aerei che vi verranno ad attaccare o a sganciare bombe sopra. Ricordiamo ad esempio l'I-0, il famoso A6M della battaglia del Pacifico dell'impero giapponese.
Quindi quando si vanno a fare le battaglie si guarda quale tipo di lato stiamo dando al nostro avversario. Potremmo tirare solo, ovviamente, con le armi, con i cannoni, con le main gun o comunque anche armamento secondario, cannoncini più leggeri ma che tirino su quel lato. E vediamo, ciascuna arma tira tot dadi. Ha un valore di attacco di dadi, 3 dadi. Tiriamo quei dadi e per ogni 4 più va un colpo a segno. Ma non vi dimenticate, come ho detto prima, c'è il fatto della distanza. Se tirate a distanza grande magari avrete meno 1 o meno 2 al tiro, quindi colpirà in quel caso solo il 6. Quando un colpo va a segno si tira il dado di danno collegato a quell'arma, il o i dadi di danno. Si va a tirare il dado di danno e se il dado di danno è il valore super uguale o superiore al valore armatura, è stato causato un danno alla nave. Nel caso se arrivi a fare un tiro particolare ci saranno dei danni critici e dovrete andare sulla tabella dei danni critici a vedere colpito l'equipaggio, rotti i cannoni, bloccato il motore, colpo al castello magari, oppure semplicemente la nave è rimasta, l'equipaggio è scosso, quindi la nave avrà dei malus, o magari, perché no, esplosione, estiva munizioni, la nave piglia fuoco e cola a picco. Quindi comunque è molto variegato e ci sono anche le possibilità, perché no, con un colpo o due da affondare una nave nemica. In conclusione, questo Victory at Sea, la battaglia per il Pacifico, è veramente una figata di gioco ed è un set di partenza dal costo molto contenuto, come Blood Red Skies, che è la variante con gli aerei, direttamente con l'aviazione, ed è un set veramente carino e vi assicuro, con quello che trovate qui all'interno potete giocare tranquillamente un anno, perché ci sono tipo 7-8 navi per parte, quindi c'è anche la possibilità di non usare sempre le stesse o di fare un po' di cambiamenti all'interno dell'organico della vostra armata, della vostra fazione. Quindi è un gioco che io consiglio veramente a tutti, regolamento semplicissimo, non come Bolt Action, forse leggermente più complesso, ma veramente fatto un turno avete capito tutto il funzionamento, e per gli amanti delle battaglie navali della Seconda Guerra Mondiale sarà sicuramente un prodotto da avere assolutamente in libreria. Quindi passato a pieni voti, ringrazio come sempre la mitica Warlord Games per il prodotto che mi ha fornito, grazie di cuore, e a breve sul canale arriveranno altri video per Diorama e altre cose che stiamo facendo, ma soprattutto per il nuovo manuale di espansione Tough Gut della campagna italiana di Bolt Action, che è una di quelle che ci dovrebbe stare più cara, Anzio, Salerno, linea gotica, linea d'inverno e quant'altro, e soprattutto mi arriveranno anche la prima scatola degli Alpini, quindi ve li farò vedere direttamente in un prossimo video. Ci volevano un po' di truppe italiane in Bolt Action, e ragazzi, consigliatissimo, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, insomma impressione, dalla Gioco Libreria Semola, al nostro negozio sponsor, che oltretutto, piccola parentesi, è rivenditore ufficiale della Warlord Games. Quindi potete acquistare i prodotti della Warlord Games direttamente da Semola. Andate sul sito, scrivete Victory at Sea, se trovate la scatola ma le copie sono finite, terminate, oppure proprio non c'è in elenco, mandate una mail al supporto, cliccate su supporto e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola, anche se il gioco non è presente, farà il possibile per reperirlo, ovviamente se è un prodotto che ancora si trova sul mercato. Quindi se è esaurito, ho finito le copie, non ce n'ho più, chiedeteglielo lo stesso, perché magari ve lo ordina e ve lo manda a casa in 48 ore. Usate il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% su tutto, anche su un acquisto di 1 euro. E vi ricordo che per spese superiori ai 79 euro, oltre a tutto questo servizio, corriere gratuito in 48 ore in tutta Europa. State in Francia, ve lo manda a spese zero. Quindi il servizio è veramente eccellente. Io come sempre ringrazio Warlord Games per il prodotto fornito e ci vediamo alla prossima. Ciao! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!